Molti piacentini fra ieri ed oggi hanno sentito elicotteri volare sopra le loro teste, anche a bassa quota, e si sono chiesti cosa stesse succedendo. Non era in corso un'operazione speciale di ordine pubblico, ma un'importante esercitazione di ricerca e soccorso aereo denominata Grifone 2022, prevista dal 13 al 17 giugno, in particolare nell'area appenninica a sud-ovest della città di Piacenza. Si tratta di un'operazione condotta ogni anno dall'Aeronautica con il supporto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Ha coinvolto personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, ma anche uomini dell'Aeronautica Militare della Spagna e, come si diceva, del soccorso alpino, fra cui quello dell'Emilia-Romagna. Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino sicuramente ha un ruolo importante e collabora nella gestione appunto degli eventi. Il personale sanitario che opera nel Soccorso Alpino in questa occasione riesce sicuramente a migliorare le proprie performance di soccorso grazie ai vari simulati che vengono eseguiti sugli elicotteri. La peculiarità del personale sanitario del Soccorso Alpino, medici e infermieri, è quella appunto di poter raggiungere ambienti impervi ed ostili, cosa non possibile per i normali sanitari del 118, e l'impiego del nostro personale è sicuramente importante anche in queste situazioni proprio per poter migliorare le nostre capacità operative e poter fare addestramento soprattutto a bordo dei velivoli delle varie forze intervenute al fine di fare simulati di soccorso con varicello in ambienti particolarmente impervi. La base dell'esercitazione è stata l'ex aeroporto militare di San Damiano. Sono stati impiegati 14 elicotteri italiani e due velivoli spagnoli. La componente terrestre invece delle operazioni di soccorso a terra viene gestita interamente dal soccorso alpino.